Momenti di panico in via della Meccanica a Montelabate, in provincia di Pesaro, questa mattina per il tentativo di suicidio di un 34enne pesarese salito sul tetto di un capannone con l'intento di farla finita. Ci è voluto tutto il sangue freddo e la professionalità di polizia e vigili del fuoco per non far precipitare la situazione e far desistere dal suo malsano intento il giovane, che alla fine è sceso autonomamente e si è affidato alle cure dei sanitari del 118, anch'essi arrivati sul posto, che lo hanno trasportato al pronto soccorso di Pesaro per accertamenti. Sono da poco passate le 12.30 di questa mattina quando il pesarese è salito sul tetto del capannone della ditta CMT del gruppo BS, utilizzando una scala esterna sul retro, ed una volta sulla sommità della struttura ha annunciato egli stesso alla polizia la volontà di farla finita. Forze di polizia che sono arrivate immediatamente sul posto assieme ad una squadra dei vigili del fuoco di Pesaro, che hanno portato anche il gonfiabile che si utilizza in questi casi, una struttura di 15 metri quadrati per 4 metri di altezza che consente di attutire cadute dall'altezza di un terzo piano di un palazzo. Fortunatamente non c'è stato bisogno né di posizionarlo né di gonfiarlo, ma era lì pronto a fare il suo dovere nel caso la situazione precipitasse. Dopo 45 minuti di serrato dialogo con le forze dell'ordine, l'uomo ha desistito e tutti così hanno tirato un sospiro di sollievo. Al momento si ignorano le cause che hanno spinto l'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, ad un gesto così eclatante. Forse le ragioni da ricercare nella sfera familiare o lavorativa del 34enne. E non si sa nemmeno perché avesse scelto il capannone della ditta CMT, di cui non risulta essere dipendente.